Ancora qui, di nuovo, sempre al, come si chiama sto poi, Giardino Lucero, va bene? Giardino Lucero, oggi sempre primo aprile. Allora, ovviamente primo aprile Vladimir Putin ci ha giocato un bello scherzetto, no? Perché se non c'è, anche qui, se non ci fosse di mezzo, come dire, le vite e le persone, no? I disagi, sarebbe tutto da ridere. Allora, praticamente che è successo? È successo che Putin ha rilasciato una dichiarazione ufficiale, no, in cui praticamente impone, con la quale si impone ai paesi cosiddetti cattivi, ostili, no? Tra cui anche l'Italia, ecco, perché poi il caso è l'Italia, va bene, sai, i cattivi hanno la taglia, no? Addosso, giusto? Come film western che a noi piacciono tanto. Infatti non li rifanno più, talmente belli, fanno tutte stronzate, con protagonisti Gasman, la buio lì, Margherita, la Littizzetta, come sì. La Littizzetta, detto lo sgorbio. Sì, ora hanno rifatto, altrimenti ci arrabbiamo, hai visto? Sì, c'è proprio da incazzarsi. Conte Sica. C'è proprio da incazzarsi, un film, cioè sono riusciti a sbertucciare e a vituperare anche quel film fantastico, era un film proprio mitico. Da culto, sì, sì, da culto. Allora ritorniamo al Vladimir Putin, no? Il quale ha detto che appunto sarà imposta il pagamento in rubli e ha anche spiegato il perché, no? E ha spiegato il fatto che secondo lui non è la Russia inadempiente, no? Perché sui contratti ci sarebbe scritto i pagamenti in euro e in dollari, il ricatto del gas, eccolo qui, la Repubblica di oggi, venerdì 1 aprile, va bene? Allora, aspetta però, il ricatto del gas, speriamo per bene chi sta ricattando, chi ha cominciato a ricattare. Allora, l'altra guerra dello zar. Sì. Ma spieghiamo per bene. Allora, che cosa hanno fatto questi fenomeni con le sanzioni? Praticamente hanno congelato i conti della Russia, che sono a Bruxelles, no? Sono praticamente in territorio dell'Unione Europea, no? Fisicamente parlando. E allora, questi pagamenti arrivano in euro. Il problema è che questi conti sono congelati, cioè nel senso che allora, i pagamenti continuano ad arrivare, però il conto è congelato e quindi il titolare del conto non può prelevare nulla, capito? È tutto bloccato praticamente, no? Quindi Putin sta dicendo, dice sì, magari ci staranno pure pagando, ma noi è come se non ci pagassero, perché non c'è nulla, è tutto congelato, va bene? Infatti quando un fiume è congelato l'acqua non ne scorre, giusto? Sì che... Poi i russi ne sanno qualcosa dei fiumi congelati, no? Lo sanno loro, figurati, voglio dire. E quindi, allora la soluzione, sta a vedere come si fa. Ora, noi pretendiamo il pagamento in rubli e in banche stanno in Russia, così almeno siamo sicuri non tu vieni a congelare nulla, va bene? E quindi, diciamo... due parole, siamo fregati. Siamo fregati perché siamo fregati? Perché secondo stime di questi giorni, no? Abbiamo riserve di gas che vanno da un minimo di 6 settimane, che sono un mese e mezzo, sì. Un mese e mezzo, a un massimo di 8. E basta? Poi. 8 settimane e sono? 2. Vedi, matematica, te eri bravo e tu lo sei ancora, va bene? Forse anche un po' meglio di Draghi, tu sei in matematica, pensate che ti dico. Ecco, allora uno dice, vabbè, ma ora l'inverno è finito, no? Semmai ci si... Cioè, a parte in questi giorni, un primo d'aprile abbastanza freddino, voglio dire, no? Sì. Mi sa che l'è nevicato anche a qualche parte. Ma insomma... lasciamo perdere, diciamo, quelli di Livigno, si arrangeranno da sé. Livigno fa un freddo cane anche d'estate, no? Lo sai, certe volte addirittura in quella regione lì hanno tenuto il riscaldamento acceso tutto l'anno dal freddo che fa. Va bene? Ora magari si viene un'annata di questo tipo che stanno qui, ma senza scomodare Livigno e zone limitrofe,
c'è da dire una cosa, che in estate c'è un consumo di energia elettrica enorme. Perché? Perché in quasi tutte le case, in tantissime case ormai ci sono condizionatori, soprattutto le case più moderne hanno tutte il condizionatore d'aria, no? Per raffrescare l'ambiente. Dice, che c'entra questo con i gas? C'entra, perché le centrali elettriche, ma la maggior parte sono a gas. Oh, e allora come si fa? C'è da sostituire, bisogna sostituire tutta l'offerta di gas russo, che lei è enorme, no? Una cosa incredibile. Cioè, come diciamo, l'offerta di gas russo l'è sterminata un po' come la Russia stessa, no? Tu devi aprire proprio una cosa. Allora, come si fa? Ma scusa, ma come tu vuoi fare? Ma chi viene sempre a salvarti? Tutte le volte sono venuti a salvarti sempre gli americani, certo, gli americani a salvarti. E allora il nostro simpatico Biden, no, è giusto? All'italiana bisogna dire così, Biden, no? Poi l'hanno messa anche alla Casa Bianca il Biden, no? Tu lo sai? Oh, dice nelle case degli Stati Uniti, te lo posso dire io, nelle case degli Stati Uniti non esiste il Biden. Però alla Casa Bianca c'è, almeno lì c'è. Lì siamo sicuri che c'è. Anche se è un Biden, diciamo, parecchio usato, no? È usurato. Allora, il nostro amico Biden ha detto, non vi preoccupate, ci penso io a sistemare la cosa, no? Ve lo mando io il gas che vi serve. Oh, bravo. Allora, il problema è che però non ci sono gasdotti da New York o da Charleston, no? Per dire, la costa orientale fino alle coste europee dell'Atlantico, no? Allora, come si fa a far arrivare questo gas? Bisogna utilizzare il sistema di gas. Mi pare si chiama gas naturale liquido, GNL, no? Allora, praticamente bisogna, numero uno, appunto, trasformare il gas a forma liquida, no? Numero due, mettere in delle navi cisterna, si chiama gasiere o metaniere, mi pare, no? Correggimi se sbaglio. Allora, poi queste navi devono praticamente oltrepassare l'oceano, no? Navigare per l'oceano, e già questo implica un bel consumo di energia, perché le navi non è che tu metti la vela sulle navi e queste vanno tranquille verso l'euro come erano le caravelle di Colombo, no? No, diciamo, ci vuole, come dire, tanta nafta, immagino, no? Per mandare motori e le navi, fanno arrivare, poi una volta arrivati, approdati, non so, in Portogallo, piuttosto in Francia, piuttosto in Italia, certo si inquina, le navi, diciamo, a nafta inquinano. E una volta arrivati, allora ci vogliono, si chiamano rigassificatori, no? delle strutture, particolari, si chiamano rigassificatori, i quali praticamente prendono questo gas, questo GNL, gas naturale liquido, viene rigassificato, cioè si fa l'operazione opposta, dallo stato liquido si ripassa allo stato gassoso, dopodiché poi finalmente si può, diciamo, permettere l'utilizzo, cioè, diciamo, un procedimento un po' complesso, mi pare, o sbaglio? Cioè, farla arrivare quel gasdotto della Russia è assai più semplice, no? Nel senso che t'apri il rubinetto, vai e il gas va, capito? Bene, invece qui, diciamo, è un po' leggermente complicato, come dire, eh? E anche, insomma, diciamo oneroso, va bene? Complicato no? E infatti costa di più. Non mi ricordo quanto costa di più. Mi pare il 30% in più costa. Insomma, allora, mi sembra un bell'affare, va bene? Ma c'è di più. Dicono che questa fornitura dagli USA al massimo può coprire il 10-15% di quello che mancherebbe dalla Russia, no? Ecco, quindi rimane un 85% da coprire del fabbisogno, o meglio, un 85% di ciò che era la fornitura della Russia, no? Allora, come si fa a risolvere questo problema? Cioè, il resto di gas chi ce lo dà? Dove si va a pigliarlo, secondo te? In
Algeria. No, sì, in Algeria d'accordo, ma rimane sempre una parte. Questa parte da dove può venire? Boh. E se lo dico io da dove può venire? E ci aiuta ancora una volta il famoso Biden. Ah, perché ti ricordi Biden che ha combinato in quell'incontro in Inghilterra in cui c'era Camilla, la moglie di Carlo, no? Sì. Non ha potuto trattenersi, ha tirato la bomba, no? Cioè, il Biden. È quello lì, Gasol, è quello lì, capito? Capito? Quindi la parte che mancante sarà sempre fornita dal Biden, quella tutto gratis, un tu paghi nulla. Oh, questo affare bisogna farlo. Ancora una volta gli americani ci salveranno. Guarda, in modo assolutamente naif, voi vi abbiamo dimostrato fedeli all'Alleanza Atlantica, sempre fedeli, a costo di morire dai puzzo. Io la chiuderei proprio così, proprio, cioè, chiudi tutto, cioè conserva tutto, qualsiasi conserva tutto, perché qui non bisogna sprecare neanche, non andare in risparmio. Cioè tappa ogni cosa. Vabbè, c'è altro da aggiungere a questo scario, no? Scariato tutto. Allora, a questo punto, sempre più irriverenti, sempre più impertinenti e sempre più naif, vi salutiamo. Arrivederci. Ciao. A presto su questi schermi. Mi raccomando.